Eccomi qua, a casa di Tiziana e Dante. Che meraviglia, io sono contento di essere vostro ospite, però c'è un motivo per cui sono vostro ospite. Perché la categoria va salvata. Va salvata e dobbiamo appunto raccontare ai tempi del coronavirus come si vive il momento dell'attore. L'attore viene annullato, non esiste più, perché l'attore vive se sta su un palcoscenico, su un palco, su una sedia. L'attore vive se c'è un pubblico che ti guarda. Può anche essere in streaming, ma l'importante è che ci sia un qualcuno che ti guarda, se no l'attore è un singolo individuo che fa le mossettine. Parleremo di educazione sessuale. Se ricordo bene, voi avevate delle date in cartellone già dalla settimana scorsa che sono saltate. Certo, noi avevamo già dal 5 ad Acquaviva con il teatro pieno, poi il 13 dovevamo stare al Teatro Norba di Conversano e poi dal 14 sino al 5 aprile al Teatro Forma con il nostro spettacolo Un fattaccio all'improvviso. Signora Rocco Rocca, operaio Enel, ente nazionale energia elettrica. Ripetiamo, Un fattaccio all'improvviso di che cosa parla? Beh, Un fattaccio all'improvviso è veramente un fattaccio all'improvviso in questa famiglia normalissima, lui rappresentante di medicinali, lei casalinga. Succede un fatto strano perché appunto suo marito decide con un suo amico di andare in spedizione a Genova per fare un trasporto di salumi e questo si rivelerà una tragedia. Ovviamente non stiamo a raccontare perché speriamo, molti l'hanno già visto, ma speriamo di poterlo riprendere in tempi migliori. Che in una famiglia per bene, prima o poi arriva il momento che devi tagliare un cavallo. Non è detto, però può succedere, vedi, a noi è successo. Oltre a Un fattaccio all'improvviso io ho visto anche uno spettacolo che non avevo visto tanti anni fa, che era La Bella Compagnia. La Bella Compagnia, eh sì, perché quest'anno correvano i 45 anni dalla fondazione dell'Anonima GR e quindi abbiamo voluto rappresentare questo spettacolo che si chiama La Bella Compagnia, che è stato il nostro primo spettacolo e ci siamo divertiti tantissimo a rifare queste cose che facevamo tanti anni fa. E devo dirti che quando dicevamo alla gente, vedete, questo è uno spettacolo che ha 45 anni, nessuno ci credeva, perché all'epoca facevamo spettacoli d'avanguardia. Dulcis in food, là ho fatto un veleno che non puoi immaginare, perché 50.000 euro sono usciti, L'anno scorso sono venuto in teatro, perché vengo sempre a vedervi, e ho visto uno spettacolo che mi è piaciuto molto, Frankenstein. Eh sì, è perché Frankenstein è stato preso direttamente dal romanzo di Mary Shelley e poi però trasformato completamente, perché poi prende tutta una strada diversa, un gioco di equivoci, di scambi di cervelli, il mio cervello nel tuo cranio, il tuo cervello nel suo cranio, per cui ognuno ragiona come ragionava l'altro. E come ragionava l'altro, per cui è molto divertente, nello stesso tempo un'orgia di risate. Questo non è un barbone, Frankie. No, questo non è un mio marito, questo! Si chiama Leopoldo Cacazza, si chiama, sai? Cacazza? No, Cacazza! E suona un flauto, come si chiama? Un piffero, un sassone! Bisogna ritornare al teatro comunque. Quando passerà tutto questo, me lo auguro velocemente, la gente deve ritornare a teatro. Perché il teatro è differente dalla televisione, è differente dal cinema, è differente da tante cose. Il teatro cose. È biologico, è un'espressione artistica biologica. Il teatro è un abbraccio tra gli attori e il pubblico, per cui io sono convinta che sia noi attori che il pubblico non vediamo l'ora di riabbracciarci, questo in senso metaforico, però comunque è vero, di rincontrarci, di stare insieme, noi di sentire la risata dal vivo e il pubblico di sentire la nostra voce dal vivo. La fotografia a fianco di mia moglie, defunta prematuramente. Ah, certo. Metti una fotografia della mozza con la teslene. Una promessa. Nell'immediato vi aspettiamo in streaming con una diretta, anche con le prove va bene. L'importante è che ci fate sorridere come siete capaci va a bene, fare. Va bene, sarebbe una bella idea, sarebbe una bellissima idea. Offriamo qualcosa al pubblico. Quindi prossimamente, se non riapriranno i teatri a breve, loro saranno in streaming. In streaming. Sì.
Dai. Ci vediamo allora. È una scommessa. Oh, grazie a Telenorba per essere venuti a rischiare senza mascherina. Beh, no, è Telenorba, sta avendo un ruolo. E che tu non hai il citofono. Io ho provato a citofonare, ma tu non rispondi. Ma non dovevi fare citofono. Eh sì. Quindi a Vincenzo non lo facevamo lavorare allora. Salutiamo grazie, tutti i tecnici, Montrori, Vincenzo, grazie, Cesare Antonacci, Cesare, Dino La Ricchiuta, tutte le persone che hanno lavorato. Un bacio a tutti voi, grazie a te che sei sempre nel nostro cuore, grazie a Comò, questa trasmissione che va sempre fortissima. Se io dico namaste, voi cosa rispondete? E chiamate, pazientiamo un po', ragazzi, dai, che ci vediamo presto. Ciao.